Io penso che in questo girone ce lo siamo un po' complicati da soli, ecco, perché col Copenaghen e col Galatasaray secondo me meritavamo molto molto di più di quello che abbiamo raccolto, anche nel doppio impegno con Real Madrid forse qualcosina in più la meritavamo. Oggi abbiamo vinto, non era semplice perché quando giochi e devi vincere per forza non è mai semplice. Abbiamo provato anche a complicarci la vita con questo gol su un fallo laterale in mischia, così come era successo anche l'andata col Copenaghen. E siamo stati bravi poi a riprendere subito il filo del discorso, a fare il secondo e il terzo gol. Bene così, penso che il nostro pubblico ci ha accompagnato dal primo all'ultimo minuto e meritassero questo tipo di gioia. Adesso ci tuffiamo in campionato, pensando subito all'Udinese. E poi il Bologna e poi penseremo al Galatasaray cercando di tenere fede a questo sorpasso, ecco, che mai siamo messi davanti, cerchiamo di rimanere davanti. Ma io dico sempre che la cosa più bella per me è quando i nostri tifosi cantano per noi, ecco. L'hanno sempre fatto, l'hanno fatto in questi 2 anni in cui, ribadisco, sono stati dei protagonisti assoluti perché lo Juventus Stadium è diventato un fortino quasi inespugnabile in virtù proprio del dodicesimo uomo in campo che è sempre stato il tifoso. Lo sono anche quando andiamo in trasferta perché ci seguono numerosi, quindi cerchiamo di stare sempre molto molto uniti, di creare un'unione, un'unità di intenti, perché solamente l'unione, l'unità di intenti porta a toglierci delle soddisfazioni. Questi ragazzi lo meritano i tifosi, lo merita la Juventus. Ma Arturo sicuramente ha fatto una buonissima partita, ha fatto 3 gol, 2 su rigore e 1 su un inserimento che è un po' il marchio di fabbrica. Bene, secondo me può e deve ancora fare meglio, questo sicuro, come lui e tutti gli altri.